I comuni sono in ginocchio perché in realtà il governo centrale, il ministro Tremonti, sta attuando già dal 2011 il federalismo. È l'allarme che ha lanciato Gennaro Marsiglia, ex sindaco di Aieta, oggi consigliere delegato al bilancio e programmazione della nuova giunta di Giovanni Ceglie. Le ragioni di tale crisi, evidenzia Marsiglia, si ricercano nel decreto legislativo numero 23 del 14 marzo, in vigore dal 7 aprile, con cui il governo rivede la natura dei trasferimenti erariali ai vari enti locali già dal 2011. Tale decreto prevede già da ora dunque l'applicazione delle norme federaliste, in vista dell'attuazione della riforma fiscale che dovrebbe entrare in vigore nel 2014. Da un punto di vista contabile e amministrativo, Marsiglia precisa. Le entrate che prima erano rendite dallo Stato, in genere coprivano il 50-60% di quello che può essere la spesa di un comune, la spesa ordinaria, andranno allocate al titolo primo come trasferimenti correnti. Ad oggi, e siamo a giugno, registriamo che né marzo né maggio lo Stato centrale, il Ministero delle Finanze, ha erogato i fondi ordinari, dicendo che sono in attesa di elaborazioni. Il federalismo fiscale è stato collocato al primo posto in ordine di attuazione tra i 5 punti del programma di governo, che porterà ad un'Italia di autonomie più attente e vicine alle reali esigenze dei cittadini. Marsiglia non ha però dubbi. Sicuramente questo primo approccio del federalismo non è dei migliori, perché in questo decreto del 23 del 14 marzo si parla appunto dell'imposta di soggiorno, della possibilità di aumentare l'addizionale IRPEF per i comuni, della possibilità di introdurre nuove balzelli per i cittadini. È chiaro che anche l'amministrazione che volesse introdurre questi nuovi balzelli non troverebbe soluzione all'immediato problema, perché se il problema è che i soldi in cassa sono pochi, non è certo mettendo una nuova imposta che si incassa, che ne so, l'anno prossimo che si riesce a risolvere il problema. Marsiglia riconosce nei prestiti bancari la via più perseguita.